Gentili telespettatori di TV A Televideo Agrigento, anche quest'anno ci siamo. Televideo Agrigento ha assicurato la messa in onda della fiaccolata dell'amicizia, un momento molto importante e cruciale per questa edizione della Sagra del Mandorlo in Fiore, la 71esima e il 61esimo Festival Internazionale del Folklore. Anche quest'anno la nostra tradizione di TVA va avanti e sono con la collega Adriana Licausi. Ciao Adriana, benvenuta anche a te. Grazie Christian, salve a tutti i telespettatori. Oggi assisteremo alla fiaccolata dell'amicizia. Partirà qui da Piazza Municipio e poi si snoderà per le vie del centro città, via Danea, fino a Piazza Marconi. Infine i gruppi si esibiranno poi al Palatenda. Adesso Christian, con noi c'è il gruppo della Colombia, loro sono vincitori del Tempio d'Oro 2013. Sì, quindi diciamo che siamo con alcuni dei campioni in carica della Festival Internazionale del Folklore, che anche quest'anno tenteranno di portare a casa l'ambito Tempio d'Oro. Come vedete non ci sono solamente i rappresentanti internazionali, ma ci sono anche due rappresentanze del folk regionale, perché ovviamente la sicilianità esce fuori in queste circostanze più che mai. Alle nostre spalle il Palazzo di Città, perché a breve il sindaco di Agrigento Lillo Firetto farà il discorso inaugurale del Festival Internazionale del Folklore tradotto in tutte le lingue. Quest'anno tradizione mantenuta, 12 gruppi concorrenti. Adriana, quali sono? Sì, tra poco potrete ammirare insieme a noi i 12 gruppi internazionali partecipanti a questo Festival Internazionale targato 2016. In particolare abbiamo la Spagna, il Brasile, la Colombia, la Grecia, il Messico, la Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, ancora un altro gruppo della Spagna, poi Thailandia e Turchia. Ricordiamo a proposito della Turchia che c'è il gruppo dei dervisci rotanti, ovvero un gruppo di monaci che comunque non concorrono al Tempio d'Oro, ma sono qui per portare la loro danza, che è anche un segno spirituale più che folcloristico. Benissimo, quindi diamo il via ufficiale a questa querelle televisiva, diamo spazio quindi alle immagini, a voi gentili telespettatori che ci seguite, per questa fiaccolata dell'amicizia edizione 2016. Siamo nella stanza del primo cittadino che a momenti effettuerà il discorso inaugurale del Festival Internazionale del Folklore per accogliere tutti i gruppi internazionali che quest'anno presenzeranno al Festival. Tante emozioni e soprattutto un'emozione nuova, perché per lei è il primo anno da sindaco della città di Agrigento. È la prima sagra con cui ci confrontiamo e certamente è emozionante vedere questo spettacolo proprio da qui sopra, di luci, di canti, di colori, di tradizioni, e soprattutto il messaggio che viene spontaneo è il messaggio di commistione tra le genti, proprio una commistione che parla di pace.
E credo che questo sia il più grande messaggio che viene fuori da questa Sagra del Mandorlo in Fiore, dal Festival Internazionale del Folklore. Ecco, in un momento così particolare c'è stata l'accensione del tripode, oggi la fiaccolata e poi il Tempio d'Oro. Ecco, simboli inequivocabili di pace e concordia che vengono lanciati da Agrigento per arrivare a diffondersi in tutto il mondo. Quindi ovviamente c'è una propensione all'espansione conoscitiva di questo festival. Credo che tutti noi agrigentini non possiamo che essere orgogliosi di questa festa, perché non è una festa ad autoconsumo, come ho detto già altre volte, nostro, di noi agrigentini, ma è la festa che gli agrigentini preparano per testimoniare quello che nasce dal centro della Sicilia, che nasce da questa porta sul Mediterraneo, e cioè il messaggio che guarda oltre il Mediterraneo stesso, che guarda al Mediterraneo come fonte non di respingimenti, ma come di diritti non negati, ma soprattutto di integrazione, di multiculturalità. E gli agrigentini in questo senso se ne intendono, perché storicamente sono stati terra di sedimentazione culturale. La nostra condizione urbanistica, basta vedere il nostro centro storico, parla di questo, parla di sedimentazioni culturali. E in questo senso Agrigento, con i suoi 2600 anni di storia nel 2020, ha qualcosa da raccontare al mondo. Bene Sindaco, buon festival e buona Sagra del Mandorlo in Fiore. Tra poco Fiaccolata dell'Amicizia, entra nel clou il Festival Internazionale del Folklore, anche perché la città ha la possibilità di veder sfilare per la prima volta i 12 gruppi internazionali insieme a quelli locali. Sì, no, una manifestazione che è bellissima, ogni anno si ripete. Ieri c'è stato un momento molto bello, molto toccante, con l'accensione del tripode e anche con la presenza della quasi totalità dei sindaci della provincia di Agrigento, cosa secondo me questa bella, positiva, ha dato proprio il senso della unione, della solidità, nella solidarietà tra le varie amministrazioni, tra i vari sindaci. La fiaccolata di oggi si unisce alla fiaccolata di ieri. E il senso del messaggio che tradizionalmente ogni anno parte, anche quest'anno bello, si ripete, e quindi questa idea di un bisogno intimo che tutti abbiamo di pace, di fratellanza, molto importante, anche tenuto conto di un contesto internazionale in cui non mancano i disagi, non mancano teatri e conflitti. Credo che ognuno di noi abbia il dovere di lanciare a suo modo, nelle sue possibilità, un messaggio veramente di pace e di fratellanza. Fiaccole accese, silenzio religioso, i gruppi hanno smesso di ballare e danzare in attesa del sindaco di Agrigento Lillo Firenze in tutte le lingue. Prego, parola al sindaco. E un saluto a tutti i gruppi agrigentini che stanno coronando questa bella Sagra del Mandorlo. I would like to extend a warm welcome to groups, international groups and delegation present this occasion here. Ieri davanti al Tempio della Concordia abbiamo acceso il tripode dell'amicizia, il fuoco della pace e della fratellanza tra i popoli. We have light up yesterday night the tripod of the friendship in the Concordia Temple. Questo stesso fuoco oggi cammina con le fiaccole e con le gambe di tutti questi giovani che anima la nostra Sagra del Mandorlo in Fiore. All groups will work tonight again with all flames for this sagra. Segno di fratellanza, di pace tra le genti. This is to reaffirm values of fraternity and dialogue within the people, population. Nel salutare tutti i gruppi che partecipano alla sagra e vi chiamerò uno per uno, vorrei che questa nostra manifestazione quest'anno, che da sempre è simbolo di pace e di fratellanza, potesse essere dedicata ai bambini che hanno aperto la Sagra del Mandorlo in Fiore. To dedicate this sagra to all the children come here first at the beginning of this sagra. È dedicata a tutti i bambini del mondo e in modo particolare a quei bambini che vivono in condizioni di sofferenza.
This is dedicated to all children around the world. It was most suffering for any reason. A quei bambini che con i loro barconi hanno tentato di raggiungere le nostre coste e invece non ci sono riusciti. Lo dedichiamo alle spose bambine. Just dedicated this to the wife, children wife. E ai bambini soldato. As a soldier, children. E ai bambini che sono sfruttati con il lavoro minorile. And all children who are under pressure on work. A loro dedichiamo questa nostra sagra del mandorlo in fiore, questa 71esima sagra del mandorlo in fiore. We just dedicate to all of them this 71 edition of the Sagra del Mandorlo in Fiore, a 61st edition festival of international folklore. La Sicilia, Agrigento saluta. Sicily and Agrigento welcome you. Il gruppo del Brasile che arriva da Gravataí. From Brazil who's coming from Gravataí. Un gruppo anche che arriva da lontano, gruppo della Colombia che arriva da Bogotà. Group far far away from Colombia, Bogotá. Il gruppo della Grecia che arriva da Daphne, Atene. Coming from town of Daphne, Athens. Il gruppo che arriva dal Messico. Groups coming from Mexico. Città del Messico. City of Mexico City. E saluto l'ambasciatore José Guerra che ha inviato un indirizzo di saluto e mi ha chiesto di portare il suo saluto al gruppo dei suoi concittadini qui presenti ad Agrigento. We just wish to send greeting to José Guerra, mayor of Mexico City, who will not be able to be here tonight. Un saluto al gruppo della Polonia che arriva da Lublino. A good welcome to Poland, Lublino. Al gruppo della Serbia che arriva da Belgrado. Serbia, Belgrado. Al gruppo della Romania. From Romania. Che arriva dalla storica città di Timișoara. Historic city from of Timișoara. Al gruppo che arriva dalla Spagna. Group from Spain. A Rama de Murcia. Al gruppo che arriva dalla Thailandia, Bangkok. Group from Thailand, Bangkok. E un saluto rivolgiamo all'ambasciatrice in Italia della Thailandia, Tana Guescosit, che ci ha indirizzato un bel saluto e un bel augurio di una buona manifestazione. We just wish all the best, Mr. Tana Westwick, who is greeting us, but we will not be able to be here tonight for some reason. Al gruppo che arriva da Ankara, Turchia. Group from Ankara, Turkey. E salutiamo e ringraziamo la delegazione diplomatica dell'ambasciata di Turchia che sarà questa settimana qui con noi. We wish to thank and welcome the cultural attaché from Turkey who will be here at the end of this week. Ponferrada León al gruppo della Spagna. Ponferrada León, Group Spain. E un saluto ad un gruppo che rappresenta e dà segno concreto di multiculturalità perché racchiude in sé ragazzi provenienti da diverse nazioni, ragazzi provenienti dalla Grecia, dall'Italia, dall'Olanda, dalla Polonia, dalla Spagna, in particolare da Maiorca e dall'Ungheria. Mi riferisco al gruppo European Dance Caravan. European Dance Caravan. All these nationality just mentioned. E a tutti i nostri gruppi agrigentini, Città dei Templi, Gergent, Kerkent, Città di Agrigento, i Picciotti da Portella, Sicilia Antica, Sicilia Terra Incantata e ai nostri tamburinara di Girgenti. Buona fiaccolata a tutti, grazie. We show the best for tonight and a good night. Oh. Benissimo.
benissimo, quindi adesso è cominciata la fiaccolata dell'amicizia 2016. Alle mie spalle, ecco a voi la banda della Spagna. Questa banda è stata fondata nel 1991. Dall'anno della sua fondazione ha realizzato più di 600 spettacoli. E attualmente due dischi sul mercato. Il repertorio utilizzato si basa su canzoni tradizionali della zona, per lo più composizioni proprie e canzoni della tradizione celtica, adattate alla cultura delle cornamuse del nord della Spagna. Duelli di folla lungo tutto via Atenea, la gente aspetta di vedere i gruppi. Sentiamo un po' gli umori, cosa dicono, cosa ne pensano, cosa si aspettano. Buonasera, cosa ne pensa di questa sagra, di questo Festival Internazionale del Folklore? Quest'anno è molto più bello. È durata di più, ci sono state più manifestazioni? Sì, sicuramente. È venuta qui per i gruppi internazionali o anche qualche amico che si esibisce in quelli locali? No, per quelli internazionali. Lei di dov'è? Di qua, di Agrigento. Salve signora. Signora, buonasera. Signora, buonasera. La signora è timida, andiamo avanti. Buonasera, aspettate più i gruppi internazionali o quelli locali? Puoi ripetere perché con questo rumore non ho capito. Aspettate i gruppi locali, internazionali? Tutti, però la festa vale per tutti, sia quelli locali che quelli internazionali. Le è piaciuta quest'anno la manifestazione? E quest'anno questo prolungamento mi è piaciuto perché ha portato un po' di movimento in più. Speriamo che il prossimo anno sia più pubblicizzato e quindi porti più turismo da Agrigento. Però è bello allungare le cose, tutti questi weekend non sono stati a vuoto, dico. Ha ragione, grazie. Prego. Buonasera signora, cosa si aspetta da questa sagra, da questo festival? Una cosa bellissima, è bellissima. No? Ha già visto qualcosa? Sì, sono di Agrigento e l'ho visto ogni anno. Quest'anno le è piaciuta di più o di meno? Ancora non sto vedendo niente. Ora La sagra. La sagra sì, è bellissima, ancora non ho visto niente, ora sto iniziando. È stata al Palafood, al Palamando? A nessuna parte. Ho visto solo domenica che è stata bellissima, la spellata di tutti i siciliani. È stata una cosa bella, veramente. Basta. Lei è di Agrigento? Io sono di Agrigento, sì. Ha qualche parente, amico che si esibisce nei gruppi locali? No, mia zia c'ha suoi nipoti. Come si chiamano? Dove si esibiscono? Il Burlatario. Quale gruppo sono? Siamo le Bardare, ragazzi. Adesso vediamo un gruppo locale. Sono i Tammura di Girgenti. Thank you.
Come avete potuto notare, l'entusiasmo è tantissimo e Via Atenea è davvero stracolma di tantissimi curiosi e visitatori che sono venuti a seguire il Festival Internazionale del Folklore e la Fiaccolata dell'Amicizia. Come vedete alle nostre spalle, i gruppi vanno cominciando ad arrivare, c'è anche la mascotte, ormai è una tradizionale figura del festival, che è Fofo Purtuso, che come ogni anno, lo vedete, è vestito da cavaliere. Alle sue spalle comincia la Spagna, quindi un gruppo internazionale, e poi il solito susseguirsi tra regionali, locali ed ovviamente gli internazionali. Quindi diamo spazio alle immagini per godere di questo bellissimo spettacolo. Storico, città di Agrigento, siamo con Riccardo Cacigia, duplice veste, non solo uomo di folklore ma anche organizzatore di questa manifestazione. Con molta allegria e con molta, come dire, in maniera orgogliosa, mi vesto nei panni di organizzatore e anche di presidente di gruppo. È una cosa in me innata che mi fa piacere e mi inorgoglisce. Per il bene della città, perché una manifestazione di questa è molto importante e per il benessere della nostra città. Ovviamente uno dei protagonisti è Francesco Bellomo, direttore artistico del Festival Internazionale del Folklore. Ormai siamo proprio nel vivo del Festival Internazionale, uno dei momenti clou è appunto la Fiaccolata dell'Amicizia. La testimonianza è evidente perché Via Tenestra colma di gente, quindi l'amore per questa tradizione permane ancora. Ma intanto siamo fortunati che il Tempio ci sta assistendo questa sera, come ci ha assistito anche ieri. Sicuramente una manifestazione pregna di significati che ben si sposano con quello che è il messaggio della sagra, di un messaggio di amicizia fra i popoli. E sicuramente, forse è meglio se camminiamo, sicuramente è una situazione molto positiva e molto bella, direi suggestiva rispetto a quello che è la tradizione di questa manifestazione. Quest'anno siamo convinti di avere fatto un passo avanti rispetto a quello che è l'andamento della manifestazione stessa. Sicuramente i frutti potremo vederli in un futuro prossimo, però ritengo che ci possiamo sicuramente ritenere soddisfatti rispetto a quello che abbiamo fatto e quello che potremo fare anche in un prossimo futuro. Un riscontro tra l'altro positivo, perché giorni fa durante alcune interviste lei ha dichiarato che ci sono già dei sold out al Teatro Pirandello per gli spettacoli. Sabato siamo praticamente esauriti, non mentalmente, quello anche, sia sabato pomeriggio che sabato sera. Sabato sera ovviamente con una kermesse così importante, ben ricca di ospiti, da Paolo Conticini a Veronica Maia a tanta altra gente, è sicuramente una kermesse molto particolare. Anche venerdì siamo messi molto bene, per cui insomma il riscontro c'è, la manifestazione è amata. Certamente gli agrigentini preferiscono le manifestazioni esterne, chi viene da fuori preferisce vedere anche lo spettacolo nel dettaglio al teatro. Che dire, secondo me è una sagra viva più che mai e speriamo di continuare su questa linea andando avanti anche sulla base di linee guida innovative, per dire lo spettacolo dei Dervisci che ci ha presentato un folklore diverso, oppure la serata di domani di Stigia d'Amuri, tanti appuntamenti, tant'è che quest'anno anche i media, ieri abbiamo fatto alcuni servizi con delle truppe di Rai 1 che proseguiranno fino a domenica, per cui sulle trasmissioni più importanti avremo degli ampi reportage del Festival Internazionale del Folklore.
e ci auguriamo di poter tornare non ai fasti di una volta, perché ovviamente, come diceva Aristotele, noi quelli di allora non siamo più gli stessi, però sicuramente potremo avere una sagra e un festival del folklore che potranno darci delle soddisfazioni e dove si potrà coniugare sicuramente il divertimento con la cultura, con la socialità. Insomma, viva la sagra! Benissimo, buon festival! Comandante, una sagra diversa, un festival diverso, c'è stata anche una riorganizzazione del traffico urbano con l'installazione del palamandorlo, come è andata? Sicuramente quest'anno abbiamo avuto una prova maggiore perché l'area centrale è occupata dal palamandorlo, però con questo non ci siamo scoraggiati, perché gli uffici del comando sono chiusi e tutto il personale è sulla strada. Con notevole sacrifici naturalmente, però riteniamo fino adesso che tutto sia andato per il verso giusto. Ancora abbiamo da finire questa serata, poi ci sarà la domenica finale, ma come ogni anno il Corpo di Polizia Municipale assieme alle altre forze di polizia garantirà un sistema di sicurezza ed ordine e riteniamo di poter riuscire a mantenere la sagra entro margini di correttezza, appunto di sicurezza. Grazie comandante. E proseguiamo con i protagonisti del Festival Internazionale del Folklore. Ecco a voi gli artisti dell'European Dance Caravan. Vi ricordiamo che il Caravan è un gruppo composto da moltissimi gruppi internazionali, ce n'è una rappresentanza per ognuno e insieme una commissione di varie musiche, danze e balli. E adesso spazio al Brasile. Questo gruppo è nato nel 1956, cerca da allora di perseverare e diffondere le arti e la cultura del luogo in modo organizzato e sistematico. Noto per l'autenticità della disciplina e la bellezza scenica delle sue presentazioni, è ormai diventato un punto di riferimento nel panorama artistico regionale e nazionale. Recentemente è stato anche riconosciuto come patrimonio storico e culturale dello Stato del Rio Grande do Sul. Al momento il gruppo brasiliano di maggior successo, avendo vinto per 10 volte l'ENART, uno dei due più importanti festival amatoriali dell'America Latina. E si prosegue la fiaccolata dell'amicizia, questo momento così importante, con il gruppo Gergent. Thank you.
Giuliana, adesso c'è un gruppo folkloristico al quale siamo molto affezionati. Ecco, appunto, l'ha detto proprio lei. Da dove venite? Colombia, Colombia! C'è grande entusiasmo, è un gruppo folkloristico che ha già vinto, al quale siamo molto affezionati. Come vedete, sono molto predisposti alla danza e sono molto caratteristici. Questo gruppo in particolare nasce da una fondazione che intende recuperare le tradizioni folkloristiche della Colombia. Si è consolidato nel corso degli anni come un gruppo di danza versatile ed innovatore, con ballerini performanti in tutte le arti sceniche nella danza classica, folclorica, moderna e contemporanea. Il gruppo colombiano ha già partecipato, come abbiamo detto, al Festival Internazionale del Folklore di Agrigento, vincendo il Tempio d'Oro nell'edizione 2013. E adesso il gruppo della Grecia. È stato fondato nel 1982, persegue come finalità la ricerca scientifica e lo studio del folklore, della cultura e della tradizione greca. In maniera più specifica la danza tradizionale, le canzoni, la musica e i costumi. Le sezioni principali del gruppo comprendono quella dedicata alla musica con diverse pubblicazioni anche nel corso degli anni. Con la danza il gruppo ha raggiunto traguardi altissimi sia nello sviluppo del lavoro artistico che in quello educativo. E continuiamo la querelle con il Messico. Loro vengono proprio dalla città del Messico ed hanno rappresentato per diversi decenni un punto di riferimento del ballo folclorico tradizionale del paese. Quando questo gruppo è stato fondato nel 52 era costituito da soli 8 ballerini, per poi arrivare a 50 componenti. Il gruppo esegue più di 60 coreografie e sempre lo stesso gruppo ha fatto anche più di 100 tour internazionali per un totale di 60 paesi e oltre 300 città. All'inizio degli anni 60 hanno anche fondato una scuola con l'obiettivo di preparare ballerini per far fronte agli impegni della compagnia ed anche per diffondere ed arricchire il ballo. Ecco il Messico! Messico! Via! E questa che vedete è la Polonia. Il gruppo è stato fondato nel 1984 allo scopo di sensibilizzare i componenti sin da piccoli ai balli e canti della tradizione della cultura polacca. Al momento il gruppo conta 500 membri, di cui 140 bambini. I costumi colorati provengono dalle diverse regioni del paese. Il suo repertorio è costituito da canzoni, melodie, danze nazionali e regionali. Il gruppo si è esibito in numerosi paesi, prendendo anche parte ad alcune manifestazioni organizzate dall'UNICEF. Oh!
questi che vedete sono i Kerkent, gruppo locale. Adesso la Romania, il gruppo è stato fondato nel 1970, un ricco repertorio con un grado di difficoltà tecnica e artistica delle performance che gli ha permesso di ottenere numerosi riconoscimenti in patria e all'estero. L'orchestra ha al suo interno professionisti ben noti a livello nazionale e internazionale, esecutori di strumenti tradizionali come il violino, il flauto, il pan e l'ocarina. Serbia, Belgrado, il gruppo proviene da un piccolo comune situato nella parte sud dell'area appunto di Belgrado, è stato fondato nel 2011 e da allora svolge la sua attività nel tentativo di conservare le forme della cultura tradizionale nelle sue più autentiche manifestazioni, organizzando eventi culturali e partecipando a diversi generi di eventi sia in Serbia che all'estero, così da poter dare il proprio contributo per migliorare la comprensione tra persone di nazionalità diversa ed affermare le tradizioni culturali del popolo serbo, in special modo il folklore. E si prosegue con il folklore regionale, il gruppo folcloristico Sicilia Antica di Agrigento. Adesso è la volta della Spagna, però anziché la banda che abbiamo visto in apertura, adesso c'è il gruppo folcloristico. Ecco, ascoltate le nacchere. Questo gruppo è stato fondato nel 1983 ed ha come obiettivo conservare e promuovere la cultura popolare ed il folklore della propria gente e della propria regione. Tra le danze che il gruppo eseguono vi sono tantissime peculiarità. Abbiamo ad esempio la Jotas, il Fandangos, nelle sue varianti della Rondenas, della Gradinas, della Malaguenas e della Murcianas. Ecco a voi la Spagna! E adesso la Slovacchia, come potete notare, loro vengono da Bratislava, questo è un gruppo professionista fondato dal Ministero della Cultura della Repubblica Slovacca, sinonimo di tradizioni popolari, un insieme unico di danza tradizionale, musica e costumi della Slovacchia. Da 60 anni producono diversi programmi artistici ispirati all'arte popolare slovacca. Sluk ha lasciato un segno notevole sulla cultura della Slovacchia ed è diventato da tempo un gruppo folcloristico di eccellente caratura artistica internazionale. Eccolo a voi! Thank you.
adesso la volta di un altro gruppo nostrano. Quelli che vedete sono Sicilia, terra incantata. E subito dopo, adesso è la volta della Thailandia, un gruppo venuto da lontano. Nato nel 2002, nella capitale Ankara, è stato incaricato più volte dal Ministero della Cultura di rappresentare il proprio paese in molti festival internazionali presso i quali ha ottenuto notevoli successi. Il gruppo conta al suo interno circa 80 ballerini. E si prosegue con la Turchia. Questo gruppo è nato nel 2002 nella capitale Ankara. È stato incaricato più volte dal Ministero della Cultura di rappresentare il proprio paese in molti festival internazionali presso i quali ha ottenuto notevoli successi. Il gruppo, che conta al suo interno circa 80 ballerini, oltre ad eseguire le danze tipiche della cultura e della tradizione turca, si esibisce anche in spettacoli di danze moderne. In apertura abbiamo ascoltato le parole del sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, che ha parlato dei bambini, ha dedicato questo festival proprio a loro anche a causa delle tristi notizie di cronaca che coinvolgono i più piccini. E ovviamente così abbiamo deciso di chiudere questa nostra rassegna televisiva sulla sfilata della fiaccolata dell'amicizia qui ad Agrigento, nel cuore pulsante della Sagra del Mandorlo in Fiore, con Luca Crescenti, appunto presidente del Festival Internazionale Bambini del Mondo. Ecco, questa dedica dà un valore aggiunto al Festival dei Bambini, che di fatto apre questa festività della Sagra del Mandorlo in Fiore. Sì, assolutamente sì, il nostro festival ormai ha preso veramente un valore unico nel mondo, credo. Già stiamo lavorando per il prossimo anno, in cui incrementeremo ancora di più il festival, penso che arriveremo a 10 gruppi internazionali, e quindi forse Agrigento diventerà veramente la culla del folklore mondiale. Questo è molto molto importante. Ringrazio il sindaco per le belle parole sui bambini e sul Festival dei Bambini del Mondo. Si inizia con la gioia dei bambini, però devo dire che anche il Festival degli Adulti, con questi gruppi internazionali di sicuro valore, chiuderanno in bellezza questa Sagra del Mandorlo in Fiore. Un orgoglio doppio, possiamo dire, perché tu sei figlio di colui che ha creato il Festival dei Bambini del Mondo. Sì, è assolutamente un grandissimo valore questo che ha portato mio padre qui ad Agrigento con la creazione di questo festival, e soprattutto la grande trasmissione che diamo ai nostri bambini, il valore delle tradizioni popolari, che purtroppo molte volte, soprattutto nelle scuole, non viene valutata così tanto, mentre per esempio i gruppi dei paesi dell'est proprio hanno le ore di folklore, di tradizione popolare, e sarebbe davvero importante che anche noi arrivassimo a questo. Grazie a Luca Crescenzo per la sua testimonianza. Noi vi facciamo vedere giusto gli ultimi scorci, le ultime immagini, anche se già avete potuto vedere uno per uno tutti e 12 gruppi internazionali più quelli locali. Dunque la nostra serata volge al termine. Da parte mia un saluto, vi passo Cristian Lozzi.
Sì, volevo salutare i nostri telespettatori, ovviamente ricordare che ci sono tanti altri appuntamenti che la nostra emittente seguirà nelle prossime giornate. Quindi buon proseguimento nel nostro palinsesto, quindi su Televideo Agrigento, e buon proseguimento di serata. Arrivederci.